Professor Haupt, a Trento in questi giorni abbiamo riunito alcuni giovani storici all'inizio delle loro ricerche. Quali secondo lei sono le caratteristiche più importanti del mestiere di storico all'inizio del XXI secolo? La prima qualità di un storico dovrebbe essere oggi di partire dal presente. La storia si scrive sempre al presente. E dunque lo storico deve partire da un'osservazione critica della società attuale in questo qui noi viviamo. In secondo livello mi sembra lo storico deve essere un uomo o una donna curiosa. Devo voler sapere delle cose, voglio scoprire delle cose che non sono conosciuto finora e essere interessato per il carattere straniero, curioso del passato. Il terzo livello sarebbe di avere un rapporto con altre scienze. Le scienze sociali, per esempio, e il loro dibattito possono essere utile per dare dei problematici interessanti, l'antropologia o l'etnologia, introdurre nella vita differente di comunità. E io penso anche che c'è un interesse più importante ora dell'economia, sull'inflazione, sulle banche, sui comportamenti economici del passato, perché io penso che noi non sappiamo abbastanza come al passato le persone si sono comportate in crisi economici, come i banchieri hanno sviluppato i meccanismi che esistono in questo momento e come i meccanismi dell'economia stanno funzionando. E qual è, secondo lei, oggi in Europa il ruolo dei centri di ricerca internazionali, transnazionali, come l'Istituto Storico Italo-Germanico della Fondazione Bruno Kessler, anche alla luce dei pesanti tagli ai finanziamenti alla ricerca che colpiscono particolarmente i centri italiani, ma non solo? Io posso solamente parlare dei centri in storia. E io penso che i centri sono in una situazione difficilissima, perché la storia resta una causa nazionale. E i centri di ricerca in storia dipendono soprattutto dai denari pubblici nazionali, e perché le nazioni hanno interesse che la loro storia nazionale sia fatta. Loro hanno meno interesse quando c'è la storia transnazionale, internazionale o la storia d'altro paese che è stato fatto. E questo Istituto di Studi Germano-Italiano è un'eccezione all'interno di questo grande mondo di centro di ricerca di storia in Europa. E dunque bisognerebbe che anche dalla parte della comunità europea dovrebbe esistere un interesse a sviluppare di più dei centri di ricerca bilaterali, multilaterali, lo scambio tra questo centro di ricerca anche in storia. E finora questo programma non sta esistendo. Parliamo di approcci transnazionali agli studi storici. Io voglio rispondere su due livelli. D'una parte dei rapporti dei storici tedeschi all'Italia e della storia comparata in Italia. Dentro gli storici tedeschi, soprattutto gli storici di storia contemporanea in Germania, l'interesse sta crescendo dentro la storia italiana. Qualche 10 anni fa, soprattutto gli studi di storia comparata tra la Germania e la Francia, la Germania e l'Inghilterra sono sviluppati. Ora ci sono di più storie sulla comparazione tra la Germania e l'Italia e dei giovani storici molto qualificati stanno lavorando su questo contesto. Io sono molto ottimista che questo movimento continuerebbe e che l'Italia sta attirando l'interesse dei storici tedeschi anche per l'introdurre in un contesto di storia transnazionale o storia comparata. Per la storia comparata in Italia, è vero che in Italia la storia comparata sta esistendo, non tanto a un livello
di comparazione dell'Italia con altri paesi europei, ma come una comparazione tra le regioni italiane o le città italiane. La storia comparata in Italia è regionale o locale. E una seconda caratteristica è che questa storia interregionale o interlocale non è collegata alla discussione, al dibattito internazionale sulla storia comparata, non fa abbastanza riferimento a questo contesto generale di discussione metodologica sulla storia comparata. Se oggi avesse la possibilità di ricominciare la sua carriera di ricercatore, da dove inizierebbe e perché? Io la comincerebbe in Germania, perché io penso che il sistema universitario germanico, finora, prima dell'introduzione del BA e MA, che sta cambiando tanto il sistema, prima di questa introduzione, la formazione dei giovani è stata una formazione come ricercatore. Noi siamo stati formati a utilizzare i materiali, a sviluppare una posizione critica verso la letteratura secondaria, a sviluppare la nostra propria idea, e che sia un sistema che per tanto di tempo ha lasciato la libertà a giovani studenti e ha dato anche gli strumenti di studi e d'analisi a studenti.